una sinergia tra la Regione Abruzzo e grandi aziende per l'ecosostenibilità della nostra regione, un progetto che vede la regione poter incassare degli importanti introiti a livello industriale. Beh sì, è il più grande progetto industriale presentato oggi in Italia dal punto di vista degli investimenti privati. 103 milioni di euro di investimenti, sono 7 imprese del settore dell'igiene personale abruzzesi che si sono messe insieme, e già questa è una grande notizia perché è stato complicato, sono imprese che tra loro in parte anche sono in concorrenza, quindi non è stato semplicissimo, sono imprese grandissime, le conoscete, Fate, Rontex eccetera, e hanno presentato questo progetto che è tutto legato alla sostenibilità, al miglioramento energetico, al reverse del pannolino, cioè al ritorno del pannolino a materia prima seconda e all'utilizzo degli scarti di produzione. È un progetto che è stato presentato in accordo di programma tra imprese, regione, ministero e Invitalia. Invitalia lo ha esaminato e valutato, è un grande progetto di valore nazionale, tant'è vero che Lega Ambiente, l'avete sentito, il direttore lo ha indicato come uno dei progetti strategici dell'economia circolare nazionale. Credo che per una volta l'Abruzzo dimostra che, avendo una strategia, la strategia è quella della carta di Pescara, è quella della sostenibilità, si riesce a veicolare investimenti importantissimi. Vogliamo spiegare nello specifico in cosa consiste questo progetto? È il progetto di Fate Smart, è volto all'introduzione del primo centro al mondo per il recupero degli scarti industriali dalla lavorazione dei prodotti assorbenti per la persona. È un laboratorio che servirà a tutto il cluster, oggetto dell'accordo di programma, grazie al quale partiamo da 10.000 tonnellate, ma probabilmente alla fine saranno di più, perché l'impianto si può espandere. 10.000 tonnellate di rifiuto per iniziare, che attualmente finiscono in discarica, potranno essere recuperate e generare materie prime ad alto valore aggiunto, che potranno poi essere rimesse sul mercato.